Oggi volesse fare una cosa buona, volesse fare qualcosa buona, ma bella, sa che ci fa sta bene proprio. Una cosa tutta napoletana. Che posso fare? Ci sono un bel ripieno fritte. Un street food tutto napoletano. Un cibo da strada che ha origini antiche. Si può riempire in tanti modi. La classica si mette i cicoli, la tradizione antica. Poi si può mettere prosciutto cotto, salame, a me piace con salame, un po' di salsa, ricotta, provola, un po' di pepe e una fronde basilico. Gli ingredienti: 1,5 kg di farina di tipo 00, 1 litro d'acqua. Qua ovviamente vi regolate se ci vuole un altro poco, non la fare troppo dura. Poi 20 g di lievito, 20 g di sale, 5 g di zucchero e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Del Cilento, io ce l'ho del Cilento, quindi ci metto quelle del Cilento. Io uso la planetaria perché faccio più ambresse, però si può fare anche con le mani, tranquillamente. Ci vuole solo un po' più di tempo, un po' più fatica, insomma. Ok. Un poco d'acqua, ci mettiamo dove sta il sale, poi ci mettiamo un po' di farina, dove mi metti, ci sei tu, basta, basta, basta. Allora, un consiglio che vi do, mettete a modalità lenta, non modalità veloce se fate con la planetaria, perché se no l'andate a ammazzare l'impasto. Delicata deve essere. La facciamo girare per qualche secondo. Domenica, mettici lo zucchero. Ok, apri e mettici la farina. Aspetta l'acqua, domenica. Mia moglie lo sta facendo sciogliere il lievito, quindi poi ci mettiamo il lievito e continuiamo con l'impasto. Sempre in modalità lenta, eh. Se vi state chiedendo, ma per quanto tempo devi girare con l'impastatrice? Vabbè, io la faccio girare più o meno sui 5 minuti. Domici, mettici 2 cucchiai di olio extravergine. Finiamo di girare. Appena vedete che l'impasto si è strugnuto, si è stretto, si è accorpato, insomma che la cosa là, spegniamo. Facciamo un panetto. Mettiamoci una pellicola trasparente e facciamo crescere per circa 2 ore e mezza. Passate le prime 2 ore e mezza di lievitazione, facciamo i panetti. Il peso dei panetti deve essere circa 220 grammi l'uno. Vediamo un po'. Va bene, eh? Tengo peso rinde in mano. Fatto i panetti, mettiamoci un panno e li riteniamo per altri 2 ore e mezza di lievitazione. Mentre aspettiamo la seconda parte di lievitazione, andiamo alla preparazione del ripieno. Prepariamo il ripieno. Uè, che state facendo? Mannaggia. Vabbè, vai, prendi un po' di salame. Vai pure tu. Ecco qua, no, basta! È questo, no, sono sempre i miei aiutanti. Invece di darmi un aiuto, se lo mangiano le cose qua. Allora, gli ingredienti del riempimento sono pomodoro pelati, ricotta, salame tipo Napoli, cicoli,
Io ci metto i cicoli perché un ripieno fritto per me è che i cicoli. Nafronne e basilico, solo una per ogni ripieno. E provola. E pepe. Passate altre 2 ore e mezzo, prendiamo l'impasto. Stendiamo la pasta. Cercate di essere uniformi, di non fare troppo sottili al centro, perché sennò si apre e sciuttugo sa fuori. Mettiamoci la ricotta. Consiglio sempre di mettere un lato. Mettiamoci la provola. Io ci metto i cicoli. E un po' di salsa. State attenti pure quando la mettete, non la mettete proprio nei bordi perché sennò non si chiude. E un po' di pepe. Ca o pepe c'è una sta, eh? Andiamola a chiudere. Io ho preso una friggitrice e ho messo a temperatura a 170 gradi. Se non avete una friggitrice potete prendere anche un pentolone. Importante che potete comprare anche un termometro da cucina, senza problemi, e lo mettete dentro. Allora, andiamo a vedere, penso che sicuramente è pronto. Lo girate, eh? Il ripieno è pronto. Aspettate. Questo è il mio ripieno fritto alla napoletana, vabbè. Aspettate. Vai Domi, apri questa meraviglia. Mia moglie ha detto: amore, dobbiamo iniziare a fare la dieta, basta. Ma sono fatta, ma io quando faccio questa ricetta, ma sta dieta, ma quando la faccio? Assaggiamo. Oh. Mamma mia. Aspettate, dopo un po' vi dico meglio. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, dovete essere in tanti. L'ho pure messo qua, iscrivetevi, perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana. Basta ragazzi, finisci che mangiassi i piedi. Sto quasi alla fine. Appena sto facendo e mi sto mettendo vicino alla tavola, i cani, al suo cielo che canta. Domingo si mette in ricco. Rossella che si appisce con i figli. I figli mica corrono con padre. Ma come faccio queste ricette? No, di solito non sono così, sono tranquilli. Passate le altre 2 ore e mezza, prendiamo l'impasto. Vai, Chuck 10, Chuck 500. Cioè, ma io come faccio?